La frase che in apertura della mostra sul Rinascimento a Ferrara spiega a tutti quelli che non lo sanno, e non lo sanno per tante ragioni, perché abbiamo nella nostra mente i nomi di Leonardo, di Michelangelo, di Botticelli, di Tiziano, che hanno avuto un vento favorevole per secoli e sono stati individuati come il Rinascimento italiano. Ma Ferrara ha avuto il privilegio, in un suo Rinascimento lungamente segreto, di una mostra di 90 anni fa, quando c'erano Italo Balbo, Paolo Ravenna, Nino Barbantini, che hanno fatto molto a Ferrara, anche durante un tempo difficile e in cui molte libertà, ma non quelle del pensare, erano state interdette e occultate. E fra i personaggi le cui idee, come quelle di Gramsci, come quelle di Croce, avevano un'apertura che contrastava con il regime, c'è Roberto Longhi, quale è uno storico dell'arte che, quando nel 1933 inizia per celebrare il quarto centenario della morte di Ludovico Ariosto, non un ciclo di conferenze o un convegno, come si potrebbe fare oggi, come si fa, ma una esposizione del Rinascimento a Ferrara nel tempo di Ariosto, quando questa cosa accade e rischiava di rimanere un fatto episodico, locale, provinciale, come in tanti luoghi d'Italia ci sono pittori che si manifestano e ancora non sono completamente riconosciuti, come Cristoforo Scacco, Saturnino Gatti, che lavorano in luoghi piuttosto remoti, tra Lazio e Campania, in Abruzzo, e quindi non nelle capitali del Rinascimento conosciute, che sono Venezia, Firenze e Roma. Questo rischio che correvano i ferraresi dai nomi strani, Cosmetura, Ortolano, Mazzolino, Scarsellino, Bastianino, Ercole De Roberti, potevano essere una bella rappresentazione di un Rinascimento di provincia, sia pure degno di interesse, se questo professore, in pieno fascismo, assunta la cattedra di Bologna, parlando di momenti della pittura bolognese ed emiliana, in quello stesso momento che nel 1934, non avesse avuto l'intuizione di identificare a Ferrara un'area che aveva la stessa autonomia di quella emiliana e bolognese che insegnava ai suoi allievi. Quindi da Ferrara nel 1933 parte l'idea di un'arte padana. La quale arte padana, denominata nel suo perimetro arte della padania, parte da qui e finisce meno di 20 anni dopo a Milano con Caravaggio. Caravaggio e i ferraresi sono le scoperte totali, rispetto al buio in cui stavano questi artisti, di Roberto Longhi. Quindi grazie a Roberto Longhi nasce l'Officina Ferrarese. Quindi 90 anni fa nascono i pittori del Rinascimento Ferrarese, come 70 anni fa è nato Caravaggio. Sono due invenzioni formidabili di Roberto Longhi. A lui dobbiamo quindi tutto, e a lui è dedicata con una lapide anche questa mostra, che occorrendo il 90° dell'esposizione, che era quella appunto sul Rinascimento Ferrarese, ripercorre la strada di questo Rinascimento, cercando di allargare l'attenzione su alcuni artisti che erano presenti ma non così testimoniati nella mostra del 33, 90 anni fa, come Ercole De Roberti e Lorenzo Costa. I due non sono mai stati visti in modo così integrale. Sono uno sperimentatore folle, un avanguardista, un rivoluzionario, un pittore come Picasso e Dalì, per chi conosce bene questi artisti, che è Ercole De Roberti, e un pittore che ha la dignità di un Raffaello emiliano, che è Lorenzo Costa. Sono connessi, sono legati, partono da Ferrara e arrivano a Bologna, quindi questa mostra sta a cavallo fra le due città, dove i ferraresi prosperano, e in particolare Francesco Del Cossa, bellissimo pittore, che ha lavorato a Schifanoia, dove ha fatto gli affreschi del Salone dei Mesi, e poi ha avuto un contrasto con Borso d'Este, il duca di Ferrara, ed è andato a Bologna. Ha portato con sé
il giovane Ercole De Roberti, e chi guarda Schifanoia e vede una riproduzione all'entrata della mostra il mese di settembre, vede un formidabile sperimentatore che ricerca, fa pittura astratta, fa pittura surreale, fa pittura metafisica, e non abbiamo nessun documento che ci dica che lì ha lavorato Ercole, solo l'occhio di Longhi, il quale identifica in quella figura così originale, così creativa, la personalità di Ercole De Roberti. Da lì siamo partiti e la mostra quindi rende conosciuti due sconosciuti, e lo saranno anche per quelli che vengono alla mostra, io spero chiamati dalla parola Rinascimento, ma non certo da Ercole De Roberti e Lorenzo Costa. Però tanto è alto il merito di Ercole che proprio Longhi ci dice: per merito di Ercole Ferrara siede verso l'ultimo decennio del secolo, quindi 1490, quindi verso il 500, più alto che qualunque altro punto d'Italia. Cioè, la capitale del Rinascimento non è né Venezia né Firenze, ma Ferrara. Da questa frase così potente deriva questa mostra e la riflessione su Ercole. Costa, altrettanto in ombra, è quello che gli è più vicino, quindi parlando di Ercole si arriva a Costa. E dice sempre Longhi: restiamo nel raggio di Ercole, nessun dubbio ormai che il Costa ne fu da giovane il riflesso più lucido, cioè che è come se Costa continuasse la potenza di invenzione di Ercole De Roberti. Per cui questa è la prima grande mostra fatta da molti decenni in cui chiunque verrà non saprà cosa va a vedere e rimarrà quindi stupito, perché non saprà chi è Ercole De Roberti, e lo vedrà gigante davanti a lui. E poi di sala in sala, vedendo gli autori con cui ha dialogato, Cosmetura, Mantegna, Donatello, Marco Zoppo, capirà che la sua statura è più alta di quella degli artisti, anche di Mantegna. E quindi uscirà soddisfatto di essere uscito con il niente, di essere uscito con tutto. Io non credo che nessuno vorrà dire: io vado a vedere Lorenzo Costa, perché è come dire vado a vedere uno che non so chi sia. Ecco, arriverà qui e uscirà pieno di Ercole e di Costa. Quindi è una mostra molto coraggiosa, perché definisce il percorso di Roberto Longhi e ne sancisce l'importanza e ne dà il riconoscimento più compiuto di questa impresa formidabile di far nascere dal niente il Rinascimento ferrarese, di quella che lui chiama l'Officina Ferrarese. E poi di quegli artisti, qualcuno avrà in mente il nome di Dosso Dossi o dello stesso Cosmetura, i due qui proposti sono i più sconosciuti, i più umbratili, quelli che si guardano come totali sorprese. Quindi questa mostra sarà ragione di stupore e di ammirazione per quelli che non sanno cosa vanno a vedere, ma usciranno per la prima volta dopo tanto tempo con una novità di conoscenza e di esperienza e di passione, di divertimento, di ammirazione, di meraviglia, perché questo è il luogo della suprema meraviglia. Ferrara è la città delle meraviglie, è la città del silenzio, questo è il più bel palazzo del Rinascimento nel nord Italia, e quindi da qua si capisce che siano potuti arrivare qui a Ferrara artisti come De Chirico e Morandi. Da De Chirico e Morandi erano già dentro Ercole De Roberti e Lorenzo Costa. Tra Ferrara e Bologna è lo stesso destino. Quindi non è una mostra facile, è una mostra impegnativa ed entusiasmante. E questo entusiasmo è la ragione per cui l'abbiamo voluta, sfidando ogni banalità e ogni luogo già stabilito, ogni pensiero già conosciuto, ogni artista già visto. Qui scoprirete il mistero che è davanti a voi e uscirete con la conoscenza che è dentro di voi.